Vediamo invece come vanno le cose al nord, vero Daniele? A Settentrione, sì. Dove in collegamento con noi abbiamo Daniele Tarantino, buongiorno! Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Daniele, da dove? Dove ti trovi insomma? Siamo in provincia di Alessandria, a 4-5 chilometri dal centro. Perfetto, allora... Campania. Ecco, come te la vivi da quelle parti? Come la vedi tu? Ma guarda, la situazione penso che sia un po' la stessa in tutta Italia, siamo chiusi a casa, come dicevo fortunatamente abito in campagna, quindi un pezzettino di giardino, qualche sì. cosa di verde la vediamo noi qua, certo. Oggi è un po' nuvolo, però sono stati dei giorni anche, tra l'altro ho visto da voi... Nevica da voi? Sì, è nevicato sulla costa, cioè ieri mattina sono sceso, sono andato a prendere la macchina verso le 7, c'era un leggero strato di neve, ho detto e mazza, ci mancavano pure le cavallette, cioè solo le cavallette ci mancavano in questo periodo, guarda. Esatto, è una cosa pazzesca. Però, insomma, caro Daniele, tu non sei nuovo da queste parti, però già ci manchi tanto, sappi, ci manchi tanto. La cosa, devo dire che è reciproca, non vediamo l'ora di venire di nuovo a trovare un sacco di amici che abbiamo conosciuto nel tempo, un sacco di amici che comunque stiamo sentendo tramite i social, tramite prevalentemente Facebook, e ci sono veramente tanto vicini e questo noi... Lo ricorderemo sempre. E infatti poi dopo per un musicista, per un cantante è un periodo particolarmente duro perché oltre alla non è che c'è il telelavoro, cioè non è che Daniele può esibire, cioè sì, volendo ci si può anche esibire da casa, però insomma non so che ritorno economico c'è. Ieri parlavamo di questo anche con una tua collega che conosci sicuramente, Federica Cocco, che ci raccontava anche del fatto, cioè lei tra le altre cose ha cominciato proprio da poco la sua nuova avventura solista personale, e quindi mentre proprio sei nel momento di massima rincorsa arriva una tragedia come questa e ti ferma, ti blocca totalmente. Tu invece sei uscito poco fa, se non sbaglio, con un nuovo video, tra l'altro girato giusto in tempo, proprio come si dice, prima del decreto. Il 2 febbraio l'abbiamo girato quel video lì. Ecco, pensa che roba, ci parli un po' di questo video, di questo brano soprattutto. Allora, una canzone a cui io tengo particolarmente, anche perché abbiamo girato questo video insieme a tutta quanta la famiglia. Sì. E l'abbiamo girato in provincia di Brescia, a Salò, non so se conoscete, se qualcuno ha la possibilità di andarci, andateci perché è un posto veramente bellissimo sul lago di Garda. Sì, Salò sì. E abbiamo girato questo video di questa canzone dove io, pensieroso, immerso nei miei pensieri, steso su un divano, sul letto, guardo il mio soffitto e sul mio soffitto mi immagino, diciamo, tantissime cose. Devo dire che molte cose si sono anche avverate e quindi sono davvero tanto fortunato, mi ritengo molto fortunato, ecco. Però... la fortuna dopo uno se la riesce anche a guadagnare con il lavoro e con l'impegno, perché dopo insomma, le cose non cadono mai dal cielo per caso. Daniele, io ti ringrazio, grazie a voi. Ti saluto e ovviamente speriamo di averti da queste parti il più presto possibile. Tu, ovviamente, papà, lo abbiamo tutti gli altri, insomma, Matteo, Serena, tutti vogliamo. Tutti. Un abbraccio a te e buon lavoro e ovviamente buona permanenza, buon lavoro a casa, buon telelavoro se puoi. Grazie mille, grazie della telefonata, un abbraccione a voi e a tutti coloro che stanno ascoltando. Grazie. A presto. A presto, Daniele Tarantino. Grazie.